grazie per avermi invitato a questo incontro. Io proporrei di strutturare la mia relazione in questo modo, partendo proprio dal titolo del convegno, cioè Energia, Ambiente e Democrazia. Quindi questo titolo lo suddividerei appunto in tre parti, cioè una parte di tipo descrittiva che ripercorre appunto sia il piano dell'energia, dell'ambiente e della democrazia, poi i punti problematici, i problemi che dal punto di vista della regione siciliana questi tre piani pone, e poi la terza parte appunto le altre proposte. Allora partirei quindi dall'energia. La questione energetica nella regione siciliana si pone in che modo? Sulla base appunto del sito regionale che è del 46, cioè prima ancora che trascrivo della Costituzione repubblicana. Ora a questo punto la regione siciliana, siccome anche altri statuti di regione di autonomia speciale, non contempla di per sé l'energia come materia, ma contempla singoli oggetti che in qualche modo l'energia si ricollega. Quindi, ad esempio, economia, industria, esplorazione di comunità, di carne, cioè in realtà singoli oggetti che hanno consentito che nel tempo la regione siciliana si dotasse di una disciplina in materia di idrocarburi. Su queste basi è stata adottata la legge 14 del 2000, di oggi parleremo. E però su queste basi la stessa legge 14 del 2000 ha dato attuazione a una direttiva comunitaria del 1994. L'ambiente. Anche l'ambiente non ha una disciplina d'oro nello statuto della regione siciliana. La Corte Costituzionale l'ha detto nel 2009, ha precisato in una sentenza dicendo che la Sicilia non ha né una competenza esclusiva sull'ambiente, nemmeno una competenza concorrente sull'ambiente. Quando la regione siciliana si può occupare di ambiente? Quando l'ambiente si collega a materie che sono di competenza della regione. Quindi basta guardare quello che stabiliscono gli articoli 14 e 17 dello statuto, dove si dice appunto che la regione ha una competenza esclusiva in materia di carne, in materia di miniere, di industria e così via. Quindi ogni qualvolta si trova a disciplinare questi oggetti necessariamente ha la competenza per connessione anche sull'ambiente. E quindi ci colleghiamo proprio al discorso della legge sulla valutazione di impatto ambientale, perché ovviamente se parliamo di energia e parliamo di ambiente, dobbiamo anche dire che la regione ha una competenza a disciplinare la valutazione di impatto ambientale. Ma come va fatto? L'ha fatto con una legge che rinvia a un DPR del 96, il quale DPR, il Presidente della Repubblica, appunto dice che cosa, quali sono gli oggetti che vanno a supportare la valutazione di impatto ambientale. Ma nel frattempo è entrato in vigore anche un codice della legge dello Stato, che è del 2006, quindi la regione in pratica dà impatto attuazione attraverso diciamo, la disciplina, la valutazione di impatto ambientale, rinviando questo DPR. In parte applicando il codice dell'ambiente. La democrazia. La democrazia, per quello che ci riguarda, concerne soprattutto il procedimento, cioè la partecipazione ai procedimenti amministrativi. Qui c'è una legge del 1991 che è stata modificata nel 2011. Che cosa fa questa legge? Dice che la disciplina sul procedimento amministrativo, quindi anche la partecipazione, per questi aspetti si rinvia alla legge dello Stato, e la legge dello Stato è la legge 1941 del 1990 e si applica appunto su tutto il territorio nazionale. Quindi si applica con le garanzie e con i limiti che la legge dello Stato prevede. Questo è sinteticamente lo stato dell'arte, i problemi. Allora, da dove nascono i problemi per l'energia per la regione siciliana? Dal fatto che nel 2001 l'Italia ha modificato la propria Costituzione, ha riscritto il titolo quinto della Costituzione, ha riscritto l'articolo 117, che cosa riguarda questo 117? Riguarda il dibattito delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni.
Allora, ci sono alcune materie che sono di competenza esclusiva dello Stato, per esempio l'ambiente. Poi ci sono altre materie che sono invece di competenza concorrente, Stato, Regione, vuol dire che lo Stato su queste materie si limita a stabilire i principi fondamentali della materia e tutto il resto ci pensano le regioni. Tra queste materie di competenza concorrente c'è anche l'energia. Quindi, per quanto riguarda lo Stato, in materia di energia fissa i principi fondamentali, per quanto riguarda il dettaglio ci pensano le regioni. Ora, cosa ha stabilito la Corte nel 2005? In una sentenza di numero, la numero 383 del 2005, la Corte ha stabilito che la materia dell'improprio, cioè quindi degli idrocarburi, è da ricondurre nella materia dell'energia. Quindi abbiamo un problema, perché per la regione siciliana l'energia era il petrolio, scusate, non l'energia, il petrolio era riconducibile a singoli oggetti, miniere, no? Invece l'industria e così via. Invece per lo Stato la materia di idrocarburi sarebbero riconducibili alla materia di energia. Questo cosa può portare? Che la Corte Costituzionale con tre sentenze, numero 168 del 2010, 224 del 2012 e 275 del 2012, quindi recentissime, ha stabilito che cosa? Che la materia energia debba essere estesa, così come prevista in Costituzione, anche alla regione a statuto speciale. Che vuol dire? Qual è il ragionamento che fa la Corte? La Corte dice, quando è stato riscritto il titolo quinto della Costituzione, diciamo, quella riscrittura ha riguardato soltanto le regioni a statuto ordinario, non le regioni a statuto, le cinque regioni a statuto speciale, quindi di per sé quella riscrittura, quelle disposizioni non riguardano la Sicilia. Però poi la legge costituzionale che modificava la Costituzione ha previsto al suo interno l'articolo 10 che diceva va bene, non si applica il testo speciale, però attenzione, se ci sono parti della Costituzione che accordano fondamentali
costituzionale anche questa è chiara, dice tu regione ordinaria o regione speciale, se ti trovi a disciplinare l'ambiente, lo puoi fare, se si collegano la tua materia che già hai, ma tu rispetto alla, diciamo, alla disciplina che lo Stato pone, perché la materia esclusiva dello Stato, non puoi fare altro che migliorare l'ambiente, cioè lo Stato pone le sue leggi, pone uno standard di tutela che tu regione non puoi mai abbassare, ma puoi soltanto migliorare. Quindi l'ambiente di per sé, dice sempre la Corte Costituzionale, non è una vera e propria materia, ma è un valore capace di attraversare trasversalmente tutte le competenze dello Stato e della regione, quindi non esclude che le regioni possano intervenire, però siccome competenza esclusiva dello Stato, per le regioni l'ambiente costituisce una limite. Quindi se io mi occupo di agricoltura, che è una materia di competenza esclusiva mia, posso disciplinare l'agricoltura come meglio credo, ma incontro inevitabilmente il riconosco la materia ambiente e allora posso disciplinare degli oggetti che si collegano all'agricoltura, ma solo migliorando il livello di tutela ambientale, mai riducendo la qualità. In fondo questa è la stessa regola che presiede ai rapporti tra Stato e Unione Europea, perché anche qui quando l'Unione Europea interviene nella disciplina dell'ambiente, lo Stato membro può soltanto migliorare il livello di tutela, mai riporre la tutela. Allora perché dico questo? Perché per quanto riguarda la materia che qui ci interessa, il problema è anche soprattutto per la disciplina della valutazione di impatto ambientale. Quindi va bene, è possibile ricorrere al DPR 96, sicuramente al codice dell'ambiente, ma la disciplina che la regione può adottare in termini di valutazione di impatto ambientale può soltanto, se vuole, cioè o recepisce così come il codice dell'ambiente o migliora la disciplina. Cioè accorda l'ambiente con una relazione rigorosa. La democrazia, quali problemi abbiamo? Io ho detto che c'è questa legge 11 del 91 che è stata modificata nel 2011. Questa legge del 2011, il procedimento amministrativo, rinvia completamente alla legge 241 del 90, che è la legge sul procedimento amministrativo. La legge 241/90 costituisce che cosa per la regione? Un insieme di norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, cioè una legge generale che per sé costituisce un limite alla potestà legislativa esclusiva della regione. Quindi la regione non può violare quella legge. Cosa fa la regione? Vi porto un esempio concreto di cui non c'è come viola la legge dello Stato. Questo è il mio caso, perché mi ha fornito la documentazione. Il 28 novembre del 2011 il Comitato di Rilevazione Nell'area del Lecce fa una richiesta di accesso agli atti per il permesso di ricerca Massimiliano Frisella relativo per il procedimento alla Regione Siciliana. L'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblico utilizzato tramite dell'URIF risponde il 5 dicembre. E che cosa dice? Dice, beh, io ti nego l'accesso agli atti, cioè non ti do la documentazione che tu mi hai chiesto, perché la legge 14 del 2000, cioè quella sui idrocarburi, mi dice che io posso negarteli e che tu se vuoi puoi rivolgerti alla società e farti negare. Quindi l'unica che cosa faccio l'assessorato è inapplicabile la legge 14 del 2000 sul procedimento amministrativo, cioè non è inapplicabile la legge del 2011 che rinvia la legge 241 dello Stato, è che è più garantista. Quindi considera come dire che il rapporto tra la legge regionale generale sul procedimento e quella speciale sugli idrocarburi, in questo rapporto prevale la legge sugli idrocarburi bensì la legge generale. Ora questo discorso non si può fare, perché il rapporto di specialità non può correre in questo modo, perché altrimenti è come dire ci sia un rapporto di specialità tra la legge regionale e la legge dello Stato, la 241, il che non è possibile, perché quella legge costituisce un limite. Anche qui ci troviamo di fronte all'alternativa, o modificare la legge nel senso voluto dalla legge dello Stato e quindi dallo Stato, o ritenere che questa legge
provocare appunto un ricorso perché la Corte mi dichiara illegittima. Perché dico ancora questo? Perché i casi di esclusione, nel caso appunto del Comitato, sono soltanto quelli indicati nell'articolo 24 della legge dello Stato, che dice per esempio, perché qua non può essere negato l'accesso agli atti, ma può essere negato per esempio per gli atti amministrativi che siano coperti da segreto di Stato. Questo è stato speciale, le province donne adeguano la propria legislazione a tale disposizione, che appunto non mi pare che sia tenuto con la legge 14 del 2000. Terza parte, le proposte. Allora, qui stiamo ragionando ovviamente della questione degli idrocarburi sulla terraferma, non sul mare. Io provo a sostenere in questo libro che in realtà la legge ha messo competenza anche sul mare. Sembrava che per me una, come dire, proposta un po' bizzarra, perché ovviamente le cose vanno in questo senso, vanno in questa direzione, però poi ho ritenuto pure un paio di sentenze degli anni 50 della Corte Costituzionale, per alcuni scritti di non miei, ma di autorevoli costituzionalisti, quali appunto Paladin e Romilia, che erano più regionalisti anche, cioè si parla di più regionali, che ritenevano che in realtà il mare territoriale, purtroppo sufficiente appunto alle regioni, fosse di potestà regionale, fosse di competenza delle regioni, perché in fondo la Costituzione non distingue tra terraferma e mare nel riparto delle competenze, ma la Costituzione si limita a ripartire le competenze secondo le materie. Cioè, se io dico che non so, l'ambiente è di competenza dello Stato, sulla terraferma e sul mare, lo Stato avrà la propria competenza. Se io dico appunto che non so, un'altra materia, governo del territorio è competenza sottoparente, anche qui lo Stato con i principi fondamentali della terraferma per il mare e le regioni fanno il resto della terraferma per il mare, anche perché altrimenti qualcuno dovrebbe spiegare perché la regione può avere competenza da materia di pesca e non ce l'ha da materia di energia. Ma detto questo, siccome è una tesi appunto bizzarra che evidentemente diciamo sarebbe ardua far sostenere, accantoniamo un momento il problema del mare, perché anche su quello ci sarebbe molto da dire in ragione di alcuni recenti provvedimenti normativi del governo che vanno a modificare il codice dell'ambiente e anzi anche in ragione della strategia energetica nazionale da poco approvata l'8 marzo con un decreto da parte interministeriale che prevede che cosa? Che 5 regioni si trasformino in distretti minerari e tra queste 5 regioni c'è anche la Sicilia. Lasciamo perdere il mare, torniamo alla terraferma. Ora, la nuova legge, vi ho detto, dovrebbe, nella scrittura di questa legge, dovrebbe fare in modo che la nuova legge rispetti i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. E quali sono questi principi fondamentali? Questi principi fondamentali li ricaviamo dalla legge 239 del 2004, come modificata da un'altra legge del 2009. Questa legge che cosa ci dice? Tratta anche degli idrocarburi, cioè tratta di tanti settori dell'energia, ma tra questi anche degli idrocarburi. Ci dice innanzitutto che la materia degli idrocarburi è una materia che è disciplinata con il concorso tanto dello Stato quanto delle regioni. E si dice, lo Stato e le regioni al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e le sue varie forme garantiscono con una serie di questioni. Per esempio, si dice, questo è un punto importante, che lo Stato e le regioni garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche. Cioè, questo mi pare un punto importante perché anche la regione di Bambino, dopo vi dirò, vuol dire che la regione siciliana, se ha la competenza a questo punto concorrente di dettaglio sull'energia, cioè sugli idrocarburi, però potrebbe avere la possibilità di diversificare, di considerare in modo diversificato il territorio regionale, cioè dovendo rispettare un adeguato equilibrio del territorio, no? E quindi, come dire, io non considero il territorio siciliano allo stesso stretto, cioè riconosco che ci sono parti differenziate dove magari esistono, non so, parchi nazionali, riserve, zone ad alto valore agricolo, cioè di pregio, zone dove, non so, è necessario tutelare la salute e così via, un particolare fuori di questo.
esposizione, cioè l'articolo 6 sulla pubblica utilità. I proprietari possessori di fondi, compresi nel perimetro del permesso della concessione, non possono opporsi alle operazioni di prospezione, ai lavori di ricerca, ai lavori necessari per la coltivazione e sfruttamento del giacimento depositivo. Non sono soggetti a alcun provvedimento organizzatorio in una vostra assenza, eccetera, le opere temporanee per l'attività di prospezione e di ricerca. Non so, per esempio, questo. Il permesso di prospezione non è prospezione della ricerca il permesso di prospezione non è esclusivo ed è accordato per la data di mano. Se voi andate a leggere la direttiva 94/22, cui questa legge dichiara di ispirarsi, cioè questa legge dice io apro la direttiva comunitaria, se andate a leggere la direttiva mi dice che il permesso di ricerca è esclusivo e non può che essere esclusivo. Quindi anche qui per questa parte già è già la legittimità della legge. Ma insomma, le questioni sono tante e l'ultimo appunto quello che richiamavo prima. L'articolo 45 sulla possibilità che nulla di possa dire ma io non ti consento l'accesso ai dati, ma sono delle tante, quindi sia dal punto di vista della legittimità sia dal punto di vista delle scelte politiche che fanno il mio merito, questa legge assolutamente non si accetta. Quindi cosa fare? Riscriverla totalmente, ma tenendo conto che ci sono principi fondamentali dello Stato da rispettare, non ce la volte. Sì, va bene, però ovviamente con i limiti stabiliti dalla legge dello Stato, quindi bisogna capire quali sono gli spazi di manovra. Allora, secondo me, uno spazio di manovra potrebbe essere offerto dalla stessa direttiva comunitaria del 94. Perché dico questo? Perché la direttiva ha un articolo, che è l'articolo 6, che dice, cioè parla dello Stato, attenzione, parla dello Stato, sono due articoli. L'articolo 2 dice che ogni Stato membro ha il diritto di determinare le aree da rendere disponibili per l'attività di ricerca. Quindi può aprire e chiudere le aree. Quando chiude parte del suo territorio questa attività, lo deve comunicare, cioè notificare alla Commissione europea. Poi l'articolo 6, lo Stato membro può dettare condizioni e limiti per l'esercizio di questa attività. Quando? E c'è un elenco di condizioni, per esempio, per ragioni di tutela ambientale, per ragioni di salute, per ragioni connesse all'agricoltura e così via, oppure per la tutela del paesaggio, dei beni artistici e così via. Allora, se le regioni, in ragione del fatto che nel 2001 è stata modificata la Costituzione, e se dentro in Costituzione, articolo 117, quinto comma, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il diritto o dovere di dare attuazione direttamente al diritto comunitario, io vorrei interpretare queste disposizioni in che modo? Che le regioni non soltanto devono rispettare gli obblighi che discendono dall'appartenenza allo Stato di Unione Europea, ma che le regioni hanno anche la facoltà di attuare quel diritto comunitario che accordasse appunto una facoltà di un obbligo. In questo caso, se io devo attuare la direttiva 94, io regione siciliana, e l'ho fatto per l'attività, posso attuarla, ma posso anche, diciamo, esercitare quelle facoltà che la direttiva mi accorda. E nello specifico, che vuol dire tradotto, vuol dire che io approvo una legge, approvo una legge, collego la disciplina dell'esercizio di questa attività al territorio, cioè considero un valore diversificato il territorio, lo collego a un piano regionale che suddivida il territorio, che considera in modo diversificato il territorio. E cioè consente le attività dove non restino pregiudicate gli interessi di tutela ambientale, interessi di tutela della salute, interessi di tutela dell'agricoltura di Trento. Quindi lo consento laddove invece ci siano di carattere ambientale e così via, lo escludo. Cioè, da un lato rispetto ai principi che osservo, i principi fondamentali della legge dello Stato, dall'altro esercito le facoltà che mi riconosce la direttiva europea. Certo, è da provarci, nel senso che non è escluso ovviamente che il governo nazionale, essendo abbastanza, come dire, coraggiosa la scelta, possa decidere di impugnare la legge. Però la Corte Costituzionale su tutto non si è mai pronunciata, quindi secondo me vale la pena di dettare. L'ambiente.
la stessa legge nuova di scrittura della materia di idrocarburi potrebbe contenere una parte dedicata alla valutazione di impatto ambientale ad opere, ma io proporrei anche di inserire la valutazione di impatto sanitario, cioè in realtà nessuna regione ha questo strumento. Noi sappiamo quando un progetto è presentato si effettua, come dire, uno studio sugli effetti che quel progetto ha sull'ambiente, ma non sappiamo che effetti ha sulla salute. Allora, questo strumento l'avete introdotto una legge regionale abruzzese, nessuno ha mai impugnato la legge, il governo ha detto che fosse legittimo perché la materia della salute è una materia di competenza concorrente Stato-Regione, lo Stato che decide di fare questo, quindi in realtà lo strumento è legittimo da introdurre. Qualche altra regione, come la Toscana e l'Emilia Romagna, ci stanno lavorando per introdurlo, io credo che sarebbe democrazia, ultimo punto tra le proposte. Certamente ridisciplinare da questo punto di vista il procedimento amministrativo, garantendo una maggiore partecipazione, soprattutto degli enti locali, perché se voi andate a vedere come era disciplinata la legge 229/2004, consentiva la partecipazione alle singole fasi delle attività petrolifere. Poi la legge 99/2009 in realtà ha scommesso del tutto i comuni. La partecipazione, non la regione che può fare, e per i comuni oggi è previsto soltanto una comunicazione. Quindi io personalmente proporrei di reinserire la partecipazione, di valorizzare la partecipazione ai procedimenti amministrativi, non tanto la via di fare lì, ci può essere la conferenza, ma sicuramente sul procedimento amministrativo che poi è legato a uno dei titoli di un autorizzatore. E ovviamente introdurrei anche norme sulla trasparenza, il controllo di trasparenza, perché per esempio non si comprende bene se la regione ha o no un bollettino ufficiale di idrocarburi, così come ce l'ha lo Stato. È vero che c'è prima croce che lo Stato sicuramente pubblica tutto quello che riguarda concessioni, che si dice e quant'altro, dipendono semmai, se è la prima per la regione siciliana, però ritengo che questo sicuramente deve essere anche da parte della regione, non soltanto norme sulla trasparenza, sul procedimento, ma anche norme, diciamo, sulla pubblicità dei procedimenti in corso. Mi fermo qui, se poi ci sono domande sarò lieto di rispondere. Grazie. Ringraziamo Maurizio Salvatore, l'assessore dell'ambiente del Comune di Bellina. Buonasera a tutti. Ci scusiamo per il ritardo, ma doveva intervenire il sindaco, ma purtroppo è influenzato e anche il libro che è fragile, il professore Cassini, non solo per le preoccupazioni, ma anche per quanto riguarda la spazzatura e per quanto riguarda anche Gela e Priolo, perché sono strutture che hanno un impianto vecchio e la gente sta morendo di tumore, sempre di più nascono bambini malformati sia nella zona di Gela e sia nella zona di Priolo, e un altro grande allarme oltre alle perforazioni è il MUAS di Miceni, che anche su questa battaglia siamo andati avanti e lì ci sono veramente dei comitati che stanno notte e giorno e con degli scontri anche con i carabinieri, anche se si è avuto una sospensiva, ma non sono intenzionati a fermarsi, e anche in quella zona, nelle zone limitrofe che prende più di 100 chilometri, praticamente le malattie di leucemie per quanto riguarda la tiroide e cancri, sempre di più c'è un registro, sono aumentati rispetto a 2 anni fa più del 15%. Quindi non ci fermiamo, la politica può fare tanto al di là dei tecnici, perché loro relazionano in forma tecnica, ma noi sta il compito, qualsiasi colore politico esso appartiene, di tutelare
la nostra Sicilia, la nostra gente, senza protagonismo, senza privilegiare, ma difendere per più anni i nostri diritti, che è la Sicilia una bella isola, ma per alcuni è la patrimoniera del mondo. Grazie. Spesso i sindaci lo fanno, non ho nessuna preoccupazione ad affermarlo, anche gli assessori.
si capisce cosa succede. Non si capisce solo attraverso il contenzioso, ma con la passione di capire, di voler vedere cosa c'è oltre il visibile. Quando io da avvocato ho voluto capire, e dire la verità anche perché erano troppo forti i miei avversari, mi sono trovati in collegi di pensieri dove c'erano i miei professori e non avevano problemi con i comuni a pagare i leggi. Quindi io ho dovuto iniziare a dire
chi ha esperienza, che ha lavorato su queste cose, si metta a un tavolo, discuta, perché sembra capire che non lo diciamo noi che abbiamo i parametri tecnici per dirlo, ma cioè, lo dite voi che ce li avete, e questa legge ha qualcosa che quantomeno non va. Quindi è arrivato, cioè, che sia chiaro il discorso, è arrivato il momento di mettersi a un tavolo, sedersi con i tecnici bravi, fare delle ipotesi, fare delle modifiche, fare una nuova sede, e tutto questo ovviamente con non da consegnare, però da fare insieme alla politica regionale. Sia chiaro, anche questo convegno è esattamente questo che intendo, cioè focalizzare il concetto che c'è un lavoro da fare, bisogna iniziare a lavorare su questo. Però cominciamo. Infatti l'obiettivo è che si crei un tavolo tecnico all'interno della quarta commissione dell'ARS, dove i nostri portavoce portino avanti appunto questa modifica di legge con il contributo di esperti, giuristi e tecnici. E volevo leggervi un saluto da parte di Vincenzo Costuzza, promotore e rappresentante del comitato del Trilogo della Val di Noto, che dice: l'argomento è stato oggetto delle nostre battaglie nella Val di Noto e volevamo esserci, fisicamente non riusciamo ad esserci, ma ci vogliamo sentire accanto a voi in questa battaglia comune che in Sicilia si deve combattere, poiché il nostro potere dei petrolieri si era fatto costruire una legge, la 14 del 2000, voluta trasversalmente da sinistra e destra, a sua misura e non degna della regione della Sicilia. Noi provavamo a farla cambiare nel 2005, ma non ci riuscimmo. Oggi le condizioni sono mutate e ci si può riuscire. Quindi considerateci, perché oggi assente di Bellina, parte del movimento che in Sicilia vuole cambiare le regole del gioco dello sfruttamento del sottosuolo onshore e offshore. Adoro un censo scusa. Un altro per saluto da parte dell'avvocato Giovanna Bellizzi, portavoce del movimento che ringrazia il Comitato sulle rivelazioni e dice che il Comitato Mediterraneo non trip nasce dalla necessità di dare voce ai cittadini di Puglia, Basilicata e Calabria a difesa del Mar Ionio. E in particolare pone l'attenzione su due punti fondamentali che penso siano comuni anche a ciò che è l'argomento di oggi, che è la violazione del principio di precauzione, di cui parlava l'avvocato Bruno, e l'assenza della valutazione scientifica dei rischi, quindi la valutazione sull'impatto sanitario di cui parlava l'avvocato Salvatore. E infine l'appello che mi sento di rivolgere a tutti i partecipanti che vedono con me è di collaborare insieme per individuare una forma di contestazione partecipata e fare l'elaborazione di proposte di legge all'iniziativa popolare. Inoltre l'esperienza dello sfruttamento del petrolio in Basilicata per oltre 20 anni consente oggi di poter dire con assoluta certezza che il mito del petrolio quale fonte di ricchezza e di sviluppo per i territori interessati non può essere sostenuto in alcun modo senza timore di essere smentiti dai fatti. Avvocato Giovanna Bellizzi.
si crea invece un nuovo, un diverso sistema energetico, una diversa politica su cui iniziare la nostra azione complessivamente. Io comincio il mio intervento partendo da un decreto ministeriale che è stato accennato dall'avvocato di San Donato, che è il decreto ministeriale dell'8 marzo 2013, recentissimo, che è un decreto fatto a livello disciplinare, a livello dipartimentale, perché è fatto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, che praticamente approva una sorta di strategia energetica nazionale, una sorta, perché a mio avviso questo decreto, diciamo, non può. E un piano energetico nazionale non può essere approvato da due ministeri, a mio avviso, ma va approvato dall'intero governo, va approvato dall'intero Parlamento, in particolare in questa fase in cui abbiamo un Parlamento nuovo, ci sembra del tutto assurdo questo tipo di approvazione. E quindi riteniamo che questa strategia che è stata approvata vada respinta all'interno, già i parlamentari si sono dichiarati di questa opinione e stanno contestando per la prima sera, ma soprattutto la sera è contestata per quello che propone naturalmente. Propone in particolare per la Sicilia, e la cito a premessa perché è uno degli elementi che ha fatto nascere tutta questo incremento, questa ricerca, questa corsa all'oro nero che si è scatenata subito dopo, perché il primo documento di strategia energetica nazionale è dal settembre del 2012. Da allora sono nate, siccome in questa strategia energetica per la Sicilia si prevede sostanzialmente due cose, non quella di pensare che questa regione possa essere la regione la modifica del titolo già approvato, citato anche dall'avvocato al
inizio dell'intervento, che tenta di riaccentrare le competenze in materia energetica nell'ambito nazionale. Questo sicuramente è una delle questioni che noi dobbiamo attaccare, perché attraverso questo sistema di strategia energetica è chiaro che si vuole procedere a questo modello di sviluppo energetico. Non è neanche un caso che una delle critiche, noi abbiamo fatto un documento il 12 febbraio come forum regionale per l'energia distribuita. Il forum regionale per l'energia distribuita forse non tutti la conoscono, ma è un forum che è stato promosso nell'ottobre del 2010 dalla CGL. Io sono il rappresentante della CGL della regionale che sono per gli ambienti del territorio, e dal ciclo europeo per la terza rivoluzione industriale, che è il ciclo legato all'economista Jeremy Rifkin, che è il teorico, diciamo, della terza rivoluzione industriale attraverso le nuove tecnologie e le energie rinnovabili, e attraverso, quindi, verso un modello di produzione e distribuzione di energia che non sia più centralizzato come attualmente, grandi centrali e grandi linee di trasporto che portano energia, ma un nuovo modello in cui ci sono diverse fonti di produzione, diversa produzione, la produzione è molto più vicina a dove si consuma, che è uno degli elementi principali dell'efficienza energetica. Questo forum hanno aderito a un comitato tecnico scientifico che è fatto dall'Università di Palermo, dal Dipartimento di Energia, dal CNR, da Messina e dall'Enea regionale, e vi aderiscono la gran parte delle associazioni datoriali, artigianali, di piccole e medie imprese, le associazioni del mondo delle cooperative, le associazioni del mondo dei consumatori, ambientalisti e sindacati. Questo per tutto. Quindi noi abbiamo, per ritornare alla strategia energetica nazionale, lì il 12 febbraio abbiamo fatto un nostro. Il percorso della strategia energetica nazionale si è interrotto perché prevedeva la possibilità di una consultazione in ambito nazionale, la possibilità per tutte le associazioni di fare degli interventi, poi ci doveva essere un'altra riunione complessiva e poi andare via libera attraverso la discussione parlamentare. Ma visto che il governo ormai era in fase, ormai è in fase finale, insomma, devo usare la parola in fase finale. L'accelerazione è nata da questo decreto ministeriale che a mio avviso va respinto al MIDEM, in ogni caso ha fatto effettivamente una diversa strategia. Dicevo, non a caso questa strategia energetica, uno dei limiti principali su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione è che prendeva riferimento la politica europea dei 2020, che sicuramente è una politica, è la politica che in questi ultimi 10 anni e nei prossimi 10 anni si farà sicuramente della tutta l'Europa, e molto attenta a raggiungere questi obiettivi, ma che sono diventati, in una prospettiva di sviluppo dell'economia e di sviluppo dell'energia, un limite temporale troppo stretto, troppo breve. Non si cambiano i sistemi energetici in 7 o 8 anni, ma hai bisogno di una strategia più complessiva, più generale, probabilmente non solo per l'Italia e per la Sicilia, ma probabilmente per l'Europa. L'Europa, infatti, nel 2011 ha cominciato a pensare alle nuove politiche economiche ed energetiche ed ha approvato diverse comunicazioni che riguardano in particolare sostanzialmente un obiettivo fondamentale, che è quello della decarbonizzazione. La prima comunicazione che è stata approvata è la decarbonizzazione dell'economia, cioè tutto il sistema dell'economia nazionale ed europea, quindi agricoltura, industria, trasporti, servizi, eccetera, eccetera, deve puntare all'obiettivo della decarbonizzazione del 2050. Questo perché non soltanto si rispetta ciò che è l'impegno previsto dall'IPCC, che sono gli scienziati dell'ONU che dicono che il pianeta, se non vuole incorrere in un
ma alla bella di marcia per l'Europa, che porti di fatto alla completa decarbonizzazione della produzione di energia. Cioè l'Europa si pone il problema nel 2050 di produrre soltanto da fonti rinnovabili o da sistemi di efficienza energetica. Questo è l'obiettivo sul quale dobbiamo puntare, questo è l'obiettivo sul quale puntare. Poi un'ultima comunicazione dell'Europa prevede appunto per il rilancio dell'economia, proprio si basa su questi elementi importanti della decarbonizzazione dell'economia. Questo in particolar modo la si è rifiutata di prendere in considerazione, ed è invece la questione sul quale puntare. Se questo è l'obiettivo, naturalmente il processo di transizione o quello che vogliamo creare un modello di sviluppo, lo dobbiamo guardare a questo obiettivo, non al meglio anche l'obiettivo, diciamo, in qualche modo ristretto del 2020. Qui non si tratta di fare una nicchia di crediti, 30% adesso l'Europa ha provato anche il 30% del 2030, ma si tratta proprio di cambiare il modello di sviluppo di economia. Si tratta di creare, di puntare a un modello diverso energetico, e quindi tutte le nostre azioni da oggi, da domani in poi, devono tendere a questo. Quindi rispetto a questa vicenda, diciamo, capirete, diciamo, il contrasto che può esserci tra pensare al raddoppio di una produzione di idrocarburi già minima in Italia, al grande potenziale che noi abbiamo con le fonti rinnovabili. Ormai abbiamo, nonostante la non azione, la non programmazione, sia del governo nazionale che del governo regionale, abbiamo una forte crescita delle energie rinnovabili, in particolare nel Medio. Tanto che in alcuni giorni, anche ricordo l'ultimo caso che viene in mente, quello di Caspetta dell'anno scorso, in cui si arriva a punto del 90% di capacità di produzione da fonti rinnovabili che tenga la rete siciliana. Quindi siamo in una situazione in cui la crescita è esponenziale, è importantissima, ma se a questo aggiungiamo anche la nostra capacità di pianificare, di programmare il sistema energetico, questa crescita potrebbe essere molto più rilevante. Questo ci torno perché ne riguarderò quando riguarda il MES. Ora noi abbiamo una grande occasione per riprendere il nostro ragionamento, ed è quella che abbiamo la necessità di rivedere il nostro piano energetico. Il nostro piano energetico regionale è stato fatto per il 2009, la legge è molto scelta, abbiamo obbligato per pochi anni a raggiungere questo obiettivo. Abbiamo messo la necessità di rivedere il piano, perché innanzitutto dobbiamo incorporare, ancora non l'abbiamo fatto, gli obiettivi previsti dal 2020, cioè ogni regione, non so, ci sono degli obiettivi nazionali, ci sono degli obiettivi regionali che andrebbero individuati per raggiungere questo obiettivo. E quindi abbiamo la necessità di riprendere il ragionamento che abbiamo fatto. Il nostro piano energetico ha qualche luce e pochissime ombre. Qualche luce nasce effettivamente da una grande visione, perché a suo tempo questo piano energetico fu pensato da Lombardo insieme a Rifkin. Quindi in qualche modo è in effetti in questo piano energetico è esplicitato il principio che il piano energetico regionale siciliano deve portare a un sistema basato, deve accelerare il percorso di transizione da un sistema energetico attuale siciliano, fondamentalmente basato sulle fonti fossili, a un sistema energetico basato sul sole, sul vento, sull'acqua e sull'efficienza energetica, sul dare il protagonismo ai comuni e ai cittadini. Quindi questo principio c'era, e guardate che è un principio importante, anche perché viene anche prima delle comunicazioni europee che sono della decarbonizzazione dell'economia, che sono del 2011. Cioè, tutte queste interventi politiche europee
purtroppo un po' in ritardo rispetto alle logiche di rigidità, di strettezza e di rigore delle politiche europee, invece per rafforzare di più le politiche di sviluppo come questa. Ma dicevamo, conteneva questa importante innovazione, però da quel piano energetico non aveva dei sincenti, soprattutto per quanto riguarda il nuovo modello energetico, conteneva diverse indicazioni, per cui anche la crescita della produzione di idrocarburi e quant'altro, perché è stata fatta così, ma soprattutto non aveva piani, non aveva linee di azione, comunque aveva le linee di azione senza capacità poi di intervento. E sostanzialmente è stato inefficace per tutto il periodo dal 2009 a oggi. Quindi quello che è nato sostanzialmente dallo sviluppo importantissimo, soprattutto nel 2011 e in quest'anno, che ha avuto le fonti rinnovabili anche nella nostra regione, che era molto più ritardo e che in questo momento l'ha avuto. Quindi partire da questo significa finalmente riprendere un ragionamento di tutte le energie che farà diventare politica strategica complessiva della regione. Per fare questo sicuramente non va fatto un percorso diverso da quello che è stato utilizzato allora dalla Marta della Costa. Quel PEAS lo ha approvato con delibera della giunta del presidente della regione senza un passaggio, senza un coinvolgimento di tutto il governo regionale e neanche del Parlamento centrale. Per cui è importantissimo da questo punto di vista, e qui noi abbiamo detto che abbiamo fatto una proposta, abbiamo messo in campo, ambiente su questo percorso, noi riteniamo che vada rilanciato un ragionamento di piano energetico regionale che sia partecipato, che sia online, che si dia la possibilità a tutti di intervenire, a tutti i soggetti, così come abbiamo pensato a un forum con tutte le associazioni per poter agire. Perché questo piano energetico, con anche degli approfondimenti di carattere tematico, debba raggiungere l'obiettivo di essere discusso prima dal governo regionale e poi dalla strategia regionale, che diventa uno degli elementi di sviluppo, di crescita della nostra regione. Questo, l'energia rinnovabile, l'efficienza del sistema energetico, potrebbe far diventare la regione siciliana, naturalmente non è l'unica politica di sviluppo, ma una delle politiche di sviluppo più importanti, potrebbe far diventare la regione leader in tutto il Mediterraneo e in Europa. Per fare questo, ripeto, deve essere questo da tutto, perché evidentemente l'energia riguarda l'agricoltura, le infrastrutture, non a caso spingiamo, non a caso la serie ridicola da questo punto di vista, e non a caso spingiamo perché questo sia un atto di consapevolezza che parte dai cittadini, anche perché il piano energetico distribuito vede come primo attore fondamentale il cittadino che può diventare il produttore rispetto alla produzione dell'energia elettrica. Quindi diciamo un capovolgimento di quella che è la situazione attuale di grandi grossi monopoli che hanno la gestione dell'energia per diventare un elemento di sviluppo e di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Non a caso che il piano, anche lì ripeto, contraddito, bisogna andare a prendere alcuni degli elementi importanti che c'erano in quel piano, ed erano pure le risparmio energetico, l'efficienza energetica, sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Dal 2020 si trovava pure e si trovava a costruire edifici a zero consumo di energia. Si potrebbe anche lì accelerare, ma per fare questo occorre fare regolamenti, attuazioni, leggi, normative. E l'occasione del piano energetico siciliano sicuramente è un'occasione per riprendere tutto il ragionamento che mettiamo in campo. Tutto questo deve diventare quindi una sinergia, non solo con le infrastrutture che devono avere questa logica di creare un sistema. Dicevamo che abbiamo un grandissimo potenziale, per esempio, di energia eolica e fotovoltaica, ma spesso la rete siciliana, poiché il vento e il sole è in alcuni territori
senza aver neanche fatto un impianto di fonte rinnovabile. Se a questo cominciamo a costruire una serie di strutture, rioni, quartiere, situazioni anche commerciali, aree artigianali, aree commerciali, in cui si costruisce, si produce distribuisce l'energia in senso distribuito, quindi attraverso le intelligenze, quindi delle rete che non solo portano l'energia da un punto all'altro, ma che siano in grado di prenderlo, di tornare in base alle esigenze in quella data area territoriale e la possibilità di produrre da parte di una persona o di un'altra persona. Quindi questo sistema, questa comunità dell'energia potrebbe creare un sistema. E noi lì abbiamo tante possibilità su quale intervenire, anche dal punto di vista economico. Lo stesso Beras del 2009 in effetti ha fatto scaturire, per esempio, una delle cose più importantissime che poi è rimasta del terremoto. Cioè nel 2010 l'AS precedente approvò una finanziaria in cui era prevista, per esempio, un fondo rotativo accessibile dalle famiglie e dalla piccola media impresa che poteva attingere per costruirsi impianti fotovoltaici con naturalmente un prestito che doveva essere subito al tasso estremamente agevolato. Questa norma che fu approvata non fu mai applicata perché prevedeva un decreto del Presidente della Regione, non parlo che non arrivò mai, questo per dire la contraddittorietà di quel sistema. Però questo sicuramente è uno dei sistemi che avrebbe potuto allargare, ci sono altri sistemi, ci sono in casa, la possibilità per i comuni. Questa politica avrebbe potuto aiutarci, niente si è fatto, per esempio un altro discorso che si è portato era sulla formazione e informazione dei cittadini di queste tecnologie, soprattutto alle pubbliche amministrazioni, anche perché una parte importantissima che dovremmo riprendere riguarda innanzitutto l'utilizzo dei fondi europei. Noi avevamo nella programmazione 2007-2013 una programmazione in cui l'elemento fondamentale ambientali e in particolare le spese energetiche, che era la più alta tra tutti i settori. Eppure non siamo stati in grado di spendere quei soldi, si fanno un banco anche di 200 milioni di parte, ad esempio. E gran parte di questi soldi sono stati stornati altrove, non si sono persi particolarmente per la regione siciliana, ma sono stati stornati per altre iniziative anche un po' discutibili. Ambientale energetico sostenibile in ambito regionale.
non c'è nessun piano che preveda una sostenibilità ambientale da parte di questa regione, sia dal punto di vista delle leggi, sia dal punto di vista dei rifiuti, o sia dal punto di vista anche dell'acqua. Pensate a un costo che ha l'acqua, in particolare in queste isole minori della nostra regione. Tutto questo non c'è, però se noi riusciamo a fare una programmazione dell'ambiente regionale attraverso questo piano energetico partecipato, democratico, decarbonizzato e di piano energetico dell'energia distribuita, e mettiamo insieme anche la capacità di fare pianificazione e programmazione a livello territoriale, quindi regionale e territoriale, riusciamo a creare questa strategia. Dobbiamo mettere in campo tutte le forze che abbiamo, noi abbiamo degli ottimi centri di anche di ricerca, uno dei principali centri di ricerca che c'è in in particolare per quanto riguarda l'idrogeno. È un peccato non riuscire a farlo diventare sistema, cioè tutte queste grandi capacità. Abbiamo un mondo delle piccole e medie imprese, diciamo importantissime, in cui potremmo riconvertire gran parte delle imprese che in questo momento sono in crisi, pensando a tutto ciò che si può creare per l'edilizia, rispetto all'edilizia, rispetto alla capacità di costruire nuovi materiali di questo campo. Questo è il campo sul quale dovremmo puntare e se questo è il campo sul quale dobbiamo puntare, capite bene che non c'è nessuno spazio per trivellare o trivellare sia la Sicilia che il suo che il mare tra la Sicilia. Pensate che adesso avete visto di fondi, per passare
in Germania ci sono 1.300.000 impianti fotovoltaici, quindi le oggi, le masse. In Italia sono già 2 milioni di impianti fotovoltaici. Siamo all'inizio del guado, non siamo ancora a metà del guado, siamo all'inizio del guado, però con una rapidità che vuol dire che noi immaginavamo solo di 3 anni. Quindi questo è lo schema. La Sicilia. La Sicilia ha un'occasione eccezionale di essere, di padroneggiare questa transizione. Lo sta facendo assolutamente no, ma devo dire che in Italia ha la nostra classe dirigente negli ultimi decenni, 10 anni, non ha capito cosa sta succedendo nel campo dell'energia, ma anche la stessa cosa nel campo dei trasporti, devo dire nel campo dell'edilizia. Mentre devo dire che altri paesi, mentre il centro Europa, stanno lucidamente andando verso questa transizione, come citavo prima nel caso della Germania. Allora, il piano energetico che sta portando in Sicilia, mi spiace per Vitti che ci ha messo la sua bella faccia, perché Vitti che ha scritto delle cose, ma insomma, dietro questo piano non c'era niente, non c'era un target, un obiettivo, dove vogliamo andare, quanto vogliamo fare questo, quanto di quest'altro. Che industria vogliamo avere in Sicilia sulle rinnovabili? Non c'era niente di questo, quindi mi spiace, ma per me è stata un'operazione poco simpatica, diciamo. Tant'è vero che non è successo niente. Quello che è avvenuto è venuto grazie agli incentivi nazionali che hanno fatto sì che si creassero degli interventi in campo dell'eolico, del fotovoltaico, che ho fatto anche con ma adesso c'è una cosa molto interessante, vediamo il caso del fotovoltaico. Il fotovoltaico ormai tra qualche mese avrà finirà, nel senso che il quinto conto energia che prevede un certo tetto di incentivi si renderà completamente, non sarà possibile usare questa condizione, sarà possibile dare soluzioni con le dotazioni fiscali, ma diciamo che ci avviciniamo al momento in cui questa tecnologia del solare, che una volta era costosissima, potrà camminare senza incentivi. È uscito un mese fa un documento della più grande banca svizzera, UBS, che dice attenzione che la crescita del fotovoltaico senza incentivi creerà sarà dirompente nei confronti del sistema elettrico dei vari paesi europei, perché a questo punto non hanno più bisogno di incentivi. Va avanti e erode spazio centrale. Il messaggio che viene da questa banca è giustamente attenzione chi ha azioni nelle compagnie elettriche con le nostre opere che avranno dei problemi. Allora, questa novità va gestita. Cosa significa per esempio che
vedere dei piani, degli interventi con dei danni, quelli che conoscete. In Sardegna, il vecchio impianto petrolchimico inquinante sta per essere chiuso, è stata una bioraffineria in cui non si lavora il petrolio che viene dagli ambienti, ma si lavorano l'olio vegetale che deriva dal carbo. E questa è una transizione molto innovativa, perché riduce l'impatto ambientale, dà occupazione al territorio, perché questo campo viene coltivato dai cittadini. Quindi, come vedete, la trasformazione energetica, abbiamo fatto dell'elettricità, del calore, dei carburanti, ha la possibilità di dare degli orizzonti completamente nuovi. E questo è particolarmente importante, non è di crisi economica, perché qui sono quei pochi settori che sono stati in contro tendenza durante la crisi economica. In Europa, hanno visto una crescita che è stata interrotta dallo sforzo per questo decreto, no, assolutamente male, che sta in questo momento, e che invece può rappresentare una vera opportunità. La nostra edilizia in Sicilia, come la nostra edilizia in Italia, ha dei livelli di dispersione elevatissimi. Si possono praticamente dimezzare i livelli di consumo previsti dalla nostra normativa, sono la metà rispetto a quello che è la media dei consumi di energia. In particolare quelli costruiti negli anni 60-70 sono cartalina. Allora, lì si può fare un grande sforzo e sarebbe auspicabile che il governo nazionale agisse con intelligenza, dando spazio allo settore dell'edilizia che è in fortissima crisi e che non può pensare di rinnovare uno spazio costruendo nuove edilizie, deve modificare l'esistente. Allora, vi cito per esempio un programma che è partito a febbraio in Gran Bretagna, che è molto interessante, si chiama Green Deal. E molto banalmente dice questo: tu cittadino vuoi riqualificare il tuo appartamento, non hai soldi perché siamo in fase di crisi economica, non preoccuparti. Siccome la riqualificazione del centro edilizia ha il vantaggio che io poi alla fine dell'intervento risparmio energia, risparmio l'energia, faccio in modo che ti anticipo i soldi del fondo di innovazione, come lo so, e poi tu non il fatto che è un doppio possibile, c'è l'accordo con l'ente, con la tendenza del gas, per cui io alla fine ho una casa che consuma 30-40% meno, con una moneta leggermente inferiore, e un resto del risparmio va sempre per individuare il secondo gas. Allora, io penso che una legge potrebbe, dovrebbe essere lanciata all'Italia, ma è fatto delle edifici, non sul secondo appartamento. Ci vuole intelligenza fantastica per capire come gestire questa transizione energetica che affronta tutti i settori, che parla dell'energia, accennato all'industria come bioraffineria, Porto Torres, ma sui trasporti che hanno investito in maniera pesante, che è auto che ci saranno potenziali sempre quelle adesso rispetto a quelle quali. Le auto elettriche, di cui lo parliamo perché la Fiat ha sempre lucidamente deciso di non investire su queste cose, ma le auto elettriche sono essenziali per il sistema elettrico. Perché quando tu hai 1 milione, 2 milioni di auto elettriche e le metti in carica un sistema plug-in per cui possono caricarsi o dare energia elettrica alla rete secondo quello che chiede la rete, quando il sistema energetico di accumulo distribuito, tu aiuti una rete elettrica in cui hai milioni di impianti solari oggi che hanno una produzione oscillante. E la Germania ha di 1 milione di auto elettriche anche sia per la parte mobilità pulita, ma anche per dare una mano al sistema elettrico di fronte. Quindi come vedete, i cambiamenti che sono in atto sono notevolissimi, bisogna avere la lucidità di capire come gestire. Ho detto per esempio che c'erano enormi fondi in Sicilia per l'efficienza energetica rinnovabile, tutto basta programmazione, sprecati, totalmente sprecati. Ma c'è un grande esempio che avrebbe dovuto valorizzare veramente queste risorse, creare imprese indipendenti.
essere più parte del servizio, ma anche ad esempio per fornire informazioni ai cittadini sulle grandi comunità che ci sono, per esempio in questo momento il decreto sulle rinnovabili solare e gas, vi invito a informarvi perché una grande opportunità sono cittadini molto interessati e parte di sindaci, gli enti locali dovrebbero dare informazioni per dire guardate che c'è questa opportunità, un bacino è più facile che lo prenderanno i ritardi del 32 attuali se ne sono molto informati piuttosto che nel bene se non magari non lo sanno che se non ci sono questi incentivi, valorizzare ciò per tutti è più valorizzare e valorizzare di forme nuove queste cooperative, queste cooperative alcuni comuni potrebbero decidere di fare un piano fotovoltaico con fondi comuni e dare energetica alle enti locali e quindi aiutare a pagare l'energetica e i cittadini hanno tanti idee si possono realizzare, ma bisogna avere questa, questa visione di insieme. Ultima cosa, io ricordo che negli anni 70 Dante si diceva che parlare di Sicilia contro il nucleare, ovvero il motore giapponese che era contro la decisione di stare a Sicilia, poi c'è stato il carbone, poi c'erano state note contro e la proposizione è fondamentale per creare l'humus per diventare propositivi. In Germania, la città più verde, città verde è Friburgo, dove ci sono tutti i biciclette, ci sono i tram, ci sono tutti i posti di lavoro del solare, del rinnovabile, così via. Il Fraunhofer Institute, che è il più grande centro di ricerca sulle pile e ricercatori sul solare. Ma come da tutto questo? Una battaglia contro la centrale nucleare che nel 70 voleva costruire con il vicino. Qui c'è stata una mobilitazione straordinaria, in parte ci si trova una campagna quando arrivava la campagna a stare la mobilitazione e si tratta dalla lotta contro a una riflessione su che cosa si poteva fare per il positivo per trasformare. E questa, tant'è vero che la Energy Wende, che è la trasformazione delle aziende che sono impiegate è la posizione ufficiale dove la tedesca della verde, c'è il protesto, ma è nata da un documento dell'Istituto di Friburgo nel 1980 che allora viene considerato eretico, che diceva che la Germania deve uscire dal nucleare dei fossili, deve fare una trasformazione, una svolta energetica, e la divenne. Adesso è la posizione ufficiale della Germania, ecco, noi dobbiamo fare delle divenne a livello nazionale, a livello siciliano, abbiamo tutte le possibilità, abbiamo la possibilità di avere posti di lavoro seri. Che si inventava petrolifera, ma che aveva un capitale sociale appena
10.000 euro e che non era mai attiva e che aveva, questa cosa veramente più grave, ottenuto l'assenso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva considerato questa società inesistente, infatti capace di andare a operare operazioni di livellazione così delicate nel nostro mare. Questo comitato è da 2 anni che combatte una battaglia ferocissima contro questi avventurieri del petrolio. Abbiamo avuto una serie di battaglie vinte, riuscendo a fare rigettare una serie di permessi di ricerca di fronte alle coste siciliane. Altre battaglie sono in fase di, la guerra è in fase di, la stiamo combattendo perché c'è il ministro Passera che con forza sta tentando di riportare la lancetta a 2 anni fa, quando si erano di fatto spacciati l'intero canale di Sicilia. Io volevo dare un contributo veloce sulla discussione della legge alla 14 dell'IVA. L'obiettivo secondo me primario e velocissimo è uno, è andare a toccare gli interessi economici dei petrolieri. E questo in parallelo a una discussione un po' più lunga che è quella di andare a riformare una legge oggettivamente molto curiosa e che regola la gestione di petrolifere sulla terraferma in Sicilia. Ma il primo atto da fare è aumentare la tassazione. I petrolieri in Italia e in Sicilia, le cose non cambiano, pagano quelle che vengono definite delle royalty, e delle royalty sono delle tasse che vengono messe alla fonte e che tassano la quantità di petrolio o gas estratto. Benissimo, in Italia e in Sicilia queste royalty sono del 7%, ora posso aumentare al 10%. Questo significa che su 100 litri di petrolio estratti, i petrolieri, le società petrolifere, 10 litri li danno allo Stato, gli altri 90 li mettono, li fanno in canone della società, li vengono, poi se ci sono dei lutti pagano anche le tasse di lutti. Benissimo, questa aliquota è bassissima. Tenete conto che in altri paesi europei o non europei le royalty medie sono intorno al 40, 50, 60, 70%, fino ad arrivare alla punta del 90%, come in India, eccetera, anche l'Arabia Saudita. Ora non si capisce perché in Italia, in Sicilia, in quel paese, si debba agevolare con il 10% di tassazione e questi petrolieri, quando nel resto del mondo si paga il 50, 60, 90%. Fare questo è immediato, anche perché la regione è una di quelle cose che sono delle leggi di dettaglio che possono essere toccate nella regione Sicilia. Statuto, non basta fare presentare un disegno di legge a base e portare immediatamente la tassazione a un livello più basso. Fatto questo, bloccando gli interessi economici, la maggior parte di questi interessi si scioglieranno come neve al sole. Questo per quanto riguarda la terraferma. Per quanto riguarda il mare, la situazione è molto più complessa e molto più difficile da attuare, perché le competenze non sono regionali. Sceglie tutto lo Stato e sceglie tutto lo Stato a volte in maniera assolutamente repentina e vergognosa. Vi do questa notizia e poi chiudo anche perché si è fatto oggettivamente tardi. Il ministro Passera il 27 dicembre, e tenete conto del 2012, tenete conto che il governo si è messo, Monti ha presentato le dimissioni 6 giorni prima, il 21 dicembre, e dal 21 al 27 dicembre c'è cioè, testata. Ha approvato un decreto, legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche giorno fa, che raddoppia le aree in cui è possibile chiedere di andare a livellare il mare in Sicilia. Le hanno raddoppiate e questo l'ha fatto il ministro di un governo dimissionario che si dovrebbe occupare solamente di affari correnti. Questo è uno scandalo di verità che non riesco a capire come è una eco fortissima sui media nazionali. Secondo punto e ho chiuso, sempre il ministro Passera che ha deciso che la Sicilia come altre regioni come l'Abruzzo devono diventare le pattumiere d'Italia, soprattutto con il petrolio, grazie alla legge l'articolo 35 del decreto che citate, comunque ha eliminato di fatto il limite delle 12.000
uscita, già quello insufficiente, dalle cose che era stato introdotto con il decreto Prestigiato. Grazie al decreto Prestigiato non si potevano più richiedere ed andare a trivellare all'interno di una fascia di protezione che non c'era. Passa a eliminare questa, questo linea, non a fare di fatto una sanatoria. Ci sono tutta una serie di permessi di ricerca, uno davanti a casa mia, una sciacca, passerà esteso a tutti questo limite delle 12.000, fatto salvo coloro che avevano presentato richiesta prima del momento. Quindi se io oggi mi metto che voglio andare a trivellare sotto, cioè una richiesta nuova sotto, però sta di fatto precisazione sulla precisazione, non è giusto, precisazione sulla precisazione, già si erano praticamente spartiti di tutto il canale di Sicilia, perché non c'era di fatto un'area che non era stata già richiesta, quindi di fatto si applica, a parte qualche pochi chilometri, in qualche centinaio di chilometri quadrati, tutto il canale di Sicilia. Oggi ci sono due permessi, uno è il D29 di fronte a casa mia, che è stato perimetrato e arriva a poche miglia dalla costa, un altro che è il D347 che si trova tra Sciacca e Agrigento, che era completamente all'interno delle 12 miglia, che aveva già ottenuto nel silenzio più assoluto l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Praticamente siamo in uno stato di emergenza totale, perché loro potrebbero ottenere a questo punto entro poche settimane gli ultimi passaggi burocratici da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per avere permesso di andare a ricercare petrolio nelle nostre fronte alle nostre cose. Ho finito, grazie. Io, diciamo, il mio impianto
dall'acqua, noi ne abbiamo il carburante che ci serve. Possiamo farlo andare nelle macchine, nelle industrie, possiamo fare le caldaie, fanno andare le caldaie, possiamo fare tutto quello che vogliamo, è solo una questione di andare verso quella direzione. Questo è, diciamo, non è possibile, non ho provato a capire
diciamo, alla lettera in cui alcune persone dicono appunto della leader della richiesta di fare questo, diciamo, questo nuovo, questo modulo, il turismo, dove erano? Sono stati informati, sono stati resi partecipi, hanno visto che deve cosa succedere nel territorio e mi dico no, sinceramente no, ma non pure perché non c'è, diciamo, cioè mancano proprio qualche dice le leggi, proprio perché giustamente qualcosa non funziona nella democrazia, cioè nella sovranità, anche se sei a persone dei cittadini di scegliere, si sarebbe espressi. Perché la regione non funziona da sola, la regione deve necessariamente avere un'intervento.
cittadina e vedo che la storia si ripete, non ci sono radici. E quando non ci sono radici, i ragazzi, le giovani generazioni non possono capire adesso cosa si va, che cosa bisogna salvaguardare, quali sono gli interessi comuni. E anche qui devo dire, la gente, contrariamente a quanto affermava il professore Silvestrin della Germania, dove fanno le barricate e da quello che poteva essere uno scempio è diventata pacificamente, da noi questo purtroppo non funziona, perché noi sappiamo solo urlare, 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 convinti come siamo, che più urliamo, più riusciamo a fare le cose. Poi dopo ci stanchiamo immediatamente e quindi questi politici veniamo lasciati soli con una doppia arma. O da un lato cerchiamo di andare avanti e il rischio della solitudine, porti avanti le campagne da sola, oppure vieni lasciato solo e hai legge 14.000, ma fare quello che vuoi, perché nessuno si è già per armi, la storia degli altri, eccetera. Questo lo voglio dire. E ovvio che questa è la premessa per dire io, al di là del mio gruppo, io sono nata a Montevarco, ho vissuto 14 anni in una baracca, ho presentato la mia mozione all'ARS dicendo che avevo pagato io e tanti altri ragazzi come me quello che significava il terremoto e quello che significava vivere in un container. Allora io non voglio più trovare la mia gente, la mia terra, per una maledetta legge in una situazione analoga. Questo è fuori discussione. Che mi appoggio o mi appoggi il mio gruppo UDC, poco importa. Io porterò avanti questa campagna e farò in modo che questa legge 14 venga radicalmente cambiata. Questa è la prima cosa che mi sento oggi di dire qui. La seconda cosa che voglio dire, ed è molto importante, l'impatto ambientale, credo che l'abbiamo capito tutti, così come l'impatto sanitario di cui si parlava prima, che è una nuova. Però volevo dire una cosa, il senso, caro Lillo, è stata una vittoria, io sono stata molto contenta. Sono state presentate 5 mozioni, convergevamo tutti, ognuno più di più, più o meno, il Movimento 5 Stelle, noi, gli altri, il PDL, quindi bene o male abbiamo tutti, diciamo, portato acqua verso quel buio, da te che abbiamo portato alla mia. Però mi dispiace, lo dico con molta amarezza nel cuore, avrei voluto che ci fosse stato qui il professore Silvestrini, ma perché volevo un voto circa un'altra grossa preoccupazione che mi ha fatto tornare a casa con la morte del cuore, credo il 12 o il 13 di marzo, qua c'è l'AS è passato invece il progetto del rigassificatore per le pelle. Allora, anche questo io non conosco gli impatti ambientali, le situazioni, eccetera, con tutto il rispetto per la Val di Noto, per tutto questo, io parlo del mio territorio che conosco bene e dico ad un chilometro della Valle dei Tempi di Pompo questa grossa questione morale. Allora, anche qui la politica ha fatto, secondo me, un errore, e lo quando lo pagheremo, quando ancora una volta puoi fare delle battaglie per portare, visto che già erano state spesi, o erano state consegnate 20 milioni di euro, quindi questo rigassificatore, almeno non si è sentito tra le fila all'AS, bisognava votarlo perché i 20 milioni di euro sono già stati spesi. Allora voglio dire, e questo non rientra né in questa legislatura, non sono lavori fatti da questo governo, ma lavori che ci siamo trovati o accordi già fatti in precedenza. Queste sono questioni serie su cui io mi voglio interrogare e cui voglio dare una risposta, con rischio, ripeto, di restare da sola. L'ultima cosa e chiudo, sono d'accordo con il discorso dei biocarburanti, della parte termica, delle biografie e quant'altro, l'olio vegetale che viene prodotto dai carciofi, dai carri e quant'altro. Però, professore, credo che questo sia un discorso culturale. Cioè, bisogna fare un lavoro alla base. La nostra società, purtroppo, io non credo che culturalmente sia preparata per un lavoro del genere. Quindi, perché anche qui, nella questione del rigassificatore, è stato posto come primo, diciamo, come luce abbagliante di posti di lavoro, ci sono tanti posti di lavoro. E io li vedevo i politici che in aula cercavano di concordare come votare, perché forse questi posti di lavoro che si devono dividere. Allora io voglio dire, la politica può fare tanto, ma può fare tanto, la politica c'è una mobilitazione generale, perché questi politici, perché l'assessore che nel 2000 ha firmato questa legge, assieme al presidente
Che si sono
a fianco alle richieste di firma per il referendum costituzionale abbiamo inserito il progetto di legge di iniziativa popolare che ora sta discutendo l'Assemblea Generale, che non è stato discusso, non è stato approvato nella precedente. È il fatto che questo, che tutto è cambiato e con questo referendum è questo inizio della legislatura. Per 5 anni ci avevano massacrato con le tasse, con le deduzioni, con la legge sulla pensione, eccetera, eccetera, ma l'eternità dei presidenti non. Dai comuni, cioè fare i piani
100% delle energie del comando. L'altro giorno eravamo alle scelte e c'era il sindaco di Favaro. E il sindaco di Favaro ci ha comunicato che lui ha fatto i progetti per tutti i tetti degli edifici pubblici di Favaro e anche per quanto riguarda la copertura dei parcheggi. Risultato 150.000 metri quadrati di pannelli solari. Siamo una sola legge, poi c'è il vento, poi c'è il sole, poi c'è l'altra cosa. Con questo lui dice io che faccio, già prima di tutto 1.400.000 e il leader del bilancio comunale, perché che era la spesa per la fonte lei. E dà un lavoro a quelli che devono fare questo. E questa è la cifra che dava già la situazione. Quindi noi abbiamo una situazione di questo tipo. L'ultima considerazione che voglio fare è che riguarda l'Europa. Cioè l'Europa, poi facciamo a priori tutta l'amministrazione comunale, almeno quella diretta al comitato, poi facciamo il piano energetico. Ma c'è una situazione dell'Europa che sta cambiando. E io questo vorrei richiamare, perché altrimenti lo facciamo noi, come solo Italia, risolvere questi problemi. Finora quello che abbiamo considerato, c'è la mente, c'è l'Europa, c'è la Banca Europea, c'è la Fed che ci impongono di fare determinate cose, tutti noi dobbiamo ridurre, aumentare le tasse, ridurre gli anni di pensione e tutte le altre cose che noi sappiamo. Ebbene, anche la situazione europea sta cambiando. Come sta cambiando? Era stata annunziata che il Consiglio dei Ministri aveva bloccato, aveva ridotto il bilancio della comunità, riducendo il bilancio della comunità, siccome le spese del funzionamento dei funzionari si possono tagliare, si tagliavano le spese sociali, quelle che vengono per qualche iniziativa dei comuni. Il Parlamento europeo ha scoperto di avere un potere di non essere costruttivo, ma di essere, in base al Trattato di Lisbona, di avere il potere di bloccare. Ci sono stati 520 deputati su 700 che hanno votato contro e hanno bloccato la riduzione che avete il Presidente Reale aveva ma c'è di più ed è questo che io voglio ricavare dall'attenzione. I due presidenti di due gruppi importantissimi del Parlamento Europeo, cioè convenite che il Presidente dei Verdi e lui è deputato una volta dalla Francia, una volta della Germania. E qui però che è il presidente del gruppo liberale, al quale aderiva Italia dei Valori, i cinque deputati, ci sono deputati dei Valori, radicali, liberali, eccetera, hanno pubblicato un manifesto per l'Europa. Questo manifesto per l'Europa loro che cosa dicono? Dicono una trasformazione completa del nostro modo di produzione sarà il motore della nuova crescita europea. Una crescita che oggi dipende per intero dai combustibili fossili. La crescita del futuro dovrà al contrario basarsi sull'energia non fossile, cioè sull'energia rinnovabile. Questo ci permetterà di prendere tre più giovani con una fama, contribuire in modo significativo a una effettiva diminuzione del gas a effetto serra, stimolare una crescita economica. Questo per dire appunto che qua il rischio comunque è quello di perdere di vista l'obiettivo. Se stasera ci siamo concentrati sulla questione energetica e se stamattina invece abbiamo cercato di affrontare tutti, o meglio altri temi che i vari candidati sparsi per la Sicilia stanno cercando di affrontare, energia, rifiuti, acqua per il comune e altre questioni, WUOS, eccetera, eccetera, comunque tutte queste cose,
che partiamo dal locale. Locale, ci siamo detti stamattina, significa soprattutto i comuni. Con i comuni dovremo cercare di guardare a tutte queste cose che i vari comitati hanno lavorato con il governo, a tutte le strategie che vogliono portare avanti, e in particolar modo appunto su quelle cose che dicevamo prima, energia, rifiuti zero, beni comuni, perché su queste cose i comuni avrebbero già potuto fare delle ottime cose, come ad esempio il comune di Favara, per aspettare le parti dei sindaci e altro, e magari avrebbero dato anche un contributo importante a quel poco di imprenditoria che c'è rimane, che se continuerà a essere abbassata e ancora di più lo sarà a breve, se i comuni non riusciranno a darsi altre strategie, è chiaro che chiuderanno anche quei pochi che sono rimasti, con il rischio di vederci trasferiti a 100 km da qui dall'altro lato del mare, a Tunisi, con un abbassamento anche dei livelli loro generali di legislazione e così via, anche per tutto quello che produrranno, non avranno più quelle regole europee che a questo punto per noi diventano solo una camicia di forza, se poi la gente può andare a produrre in Tunisia e portare le cose in Italia sostanzialmente senza nessun problema. Quindi va fatta questa analisi, va fatto un ragionamento che mette insieme i comitati, li colleghi alle attività dei singoli comuni. Il patto dei sindaci sicuramente potrà essere un buon, come si dice, un buon patto di prova per evitare, per esempio, che diventi un ragionamento che si chiude all'interno delle città comunali, e il rischio sicuramente c'è, quindi su questo i comitati dovranno cercare di essere attivi, di darsi un metodo di lavoro e di possibilmente andare in contropiede rispetto all'avanzamento dell'iniziativa, che fra l'altro procede, scusate, in maniera molto forte, e si parla già di 2000 e passa giovani che dovrebbero essere coinvolti in queste analisi della situazione energetica dei comuni per poi arrivare appunto alle strategie vere e proprie di investimento. Quindi questo è l'impegno che stamattina ci siamo dati. Tutti i comitati possono dare un contributo importante. Un metodo che potrebbero spostare è quello delle iniziative di legge dal basso, e quindi in questo conteremo molto su un mutato quadro politico, su una mutata sensibilità politica che adesso si registra in Sicilia per prima, e adesso vedremo quello che succederà anche a livello nazionale. Però non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo complessivo. Il nostro territorio è un territorio che ormai ha soltanto veramente una pellicina che lo ricopre di persone. Se quelle stesse persone non si danno l'obiettivo a breve, intanto, le nuove generazioni non si troveranno praticamente più nulla. Quindi speriamo davvero che da questa iniziativa, da quello che è venuto fuori sia stamattina che stasera, riusciamo a darci un obiettivo per scadenza che ci faccia vedere come disegnare, diciamo, il nostro sviluppo in maniera concreta e in maniera utile. Grazie.